Dottor Brosoli, qual è il messaggio di questa sua lista? La possibilità per chi rappresenta la capacità di rispondere alle esigenze della collettività nel proprio mondo, nel mondo del sociale, del volontariato, della professione, dell'impresa, di mettersi a servizio oggi in un momento in cui per cambiare la regione Lombardia c'è bisogno di nuove teste, nuovi modi di intendere la responsabilità. Ecco, l'obiettivo che si pone di raggiungere, anche se fare percentuali non è il massimo, però un'idea. L'idea non è in termini percentualistici, anche se poi ovviamente ha una traduzione. Voglio avere dai 4 ai 6 consiglieri regionali a portare avanti l'impegno del patto civico nel Consiglio. Ecco, in base a che cosa ha scelto i suoi capilista? Abbiamo dato dei criteri selettivi, fra i quali certamente quello di una estraneità all'esperienza della politica sotto l'egida dei partiti, la competenza assoluta, la voglia di cambiare, la capacità di servire il territorio attraverso le tante prospettive che ciascuno può interpretare e ovviamente la libertà da ogni genere di pendenza. Ecco, lei ha detto ridare la voce a chi non ce l'ha. Questo è quello che il patto civico ha già iniziato a fare. Il patto civico ha realizzato con la propria Costituzione un organismo capace di prestare attenzione a chi solitamente è escluso e tenuto ai margini della società. Questa sensibilità, questa attenzione si traduce in una proposta politica più efficace per l'intera Lombardia. Le nostre priorità, beh, in questo momento certamente il lavoro è al centro delle attenzioni, lo sviluppo. Ma non possiamo dimenticare il fatto che la Regione Lombardia ha subito una vera e propria aggressione da parte della criminalità organizzata e questo è un tema sul quale opereremo attraverso tutte le politiche. Lo slogan è fuori i partiti della mia lista? No, non è questo, lo slogan è liberi perché forti e liberi da tutto, liberi anche dai lacci e laccioli che troppo spesso non si sono tolti per non permettere il pieno sviluppo della nostra regione. I partiti appartengono alla coalizione come la mia lista. La mia lista porta qualcosa di ulteriore, un valore aggiunto di chi non vuole andare contro i partiti, vuole collaborare con i partiti per un rinnovamento e per una rigenerazione della politica in Regione Lombardia. Dopo 18 anni di Formigoni, crede che sia difficile voltare pagina? L'esperienza del Comune di Milano ci dice che è possibile e laddove una cosa è possibile, l'impegno massimo per chi crede in quell'obiettivo diventa l'impegno al quale tutti siamo chiamati. Maroni ha detto Albertini ormai fuori gioco in una conferenza stampa che avveniva proprio adesso. Lo lascio dire, sono scelte sue, a me sembra che la proposta di Albertini sia una proposta che va assieme a quella di Maroni a consentire la massima continuità con quanto è stato realizzato fino ad oggi. Immagino che poi arriverà Albertini a dire che Maroni è fuori gioco. Mario Monti ha deciso di appoggiare la candidatura di Albertini, lei pensava di meritarsi l'appoggio dell'ex premier? Guarda, io non mi rivolgo né a sigle né a schieramenti, io parlo alle persone. Alle persone facciamo una proposta, è la proposta di una rigenerazione della politica che vuol dire anche massima partecipazione possibile, il che significa massima responsabilità di ogni cittadino. A questo mi rivolgo, è coerente con messaggi che arrivano da più parti, non ho bisogno di tutori, non ho bisogno di supporter. Grazie.